Allora, rieccoci, ben ritrovati. Chi era l'ospite? Quello che stava arrivando, che era dietro le quinte? Simone Barbato. Buonasera, Ciao Simone. a tutti, mi scuso con tutto il cuore, con i telespettatori, con voi in studio. Il motivo è che ero da mia nonna e sono scappate le galline e sono dovuto stare mezz'ora per rimetterle dentro e così ho fatto appunto un ritardo di Di mezz'ora. mezz'ora, Era vedi, veramente un vedi, vedi. tema, cioè l'Italia aspettava questa Esatto. notizia. Erano tutti lì a dire ma perché non è ancora Come? arrivato? E adesso l'abbiamo Tra l'altro volevo capito. cogliere l'occasione per salutare mia nonna che è in collegamento. Ciao nonna! Salutiamo Pensavo assolutamente fossi in giro a fare i la nonna di caroselli per il gol Simone. dell'Inter al 94esimo. No, Scusa, ma ho visto Francesco molto preoccupato delle galline. Volevi sapere ancora qualcosa? no, stavo constatando che i temi caldi sono se l'Inter vende Skriniar Sì? e se ha recuperato le galline. Va, Cioè, i due temi ok. grossi della trasmissione sono No, sì, quelli, sono i sono temi stati importanti, capito, avevo assolutamente. capito dal tuo sguardo Sì, che c'era sì. qualcosa che E ti. uno l'abbiamo già affrontato, adesso possiamo tuffarci direttamente sull'altro. Vedo tra l'altro Barbato con di nuovo il pendolino. Ecco, Ieri ha spiegaci. No, fatto una fine attenzione, pessima. attenzione, Barbato e attenzione. Attenzione, pendolino. Barbato, lungo perché. lancio di Smalling, stoppa di Petr Zelensky e serve sulla tre quarti di Dybala. Rabona di Dybala, gol di testa di Abraham 1-0 per la Roma. Via sulla fascia sinistra Roma, Dybala, no. semina il panico e gli avversari mette in mezzo. Gran gol di Pellegrini al volo, 2-0 per la Roma dopo solo Barbato, 10 guarda che gli minuti. eredi di Maurizio Mosca ti fanno causa, eh. Punizione Roma, prende il Attento. pallone Dybala, lo bacia, lo posa delicatamente sul manto erboso, fischia l'arbitro. 3-0 Roma al trentesimo del primo tempo. Contro chi gioca la Roma, scusa? La partita volge al termine, si sentono gli olé dei tifosi della Roma del settore ospiti. Abraham, Matic, Mancini, Zaniolo e gol. 4-0 per la Roma. 4-0. Quindi la Roma stasera vince 4-0. 4-0. 4-0, pronostico, lo teniamo lì. Contro Lazio e il Bologna. La Roma vince La 4-0 Roma vince 4-0. Contro non si sa. Contro Il pendolino mi ha detto che la Roma la vince Roma vince 4-0. Salernitana. Posso suggerire un coro per Arnautovic a Ciaccio? Vai. Dice che era un bell'uomo e Vai. veniva dal mare, giocava nel Bologna e sapeva segnare. Arna Autovic, Arna Autovic, Arna Utovic. Allora, sei sì. peggio di Borrelli. Ma non è Prendilo vero. come complimento, No, se vuoi. povero Borrelli, adesso non è che deve essere l'emblema. C'è Simone. Allora, io vorrei portare un attimo di nuovo la calma e la Vai. moderazione e portare le parole del capo ultras dei Monkees, che è una cricca, un Le scimmie, pezzo, le scimmie. no, un pezzo degli ultra della Sì. curva nord di Dell'Inter, Milano, sì. Sì. e mi ha detto se posso leggere un comunicato a nome di tutti, diciamo, i tifosi. Laggiù in Olanda, terra di lumini, viveva Dumfries, ragazzo delizioso. Aveva gli occhi grandi e un po' nerini. Di noi interisti è nato il Salvator. Ma viene il giorno che lo vogliamo comprare. Ma noi diciamo: non te ne devi andare. La casa tua rimane sempre quella, San Siro di Milano Bella. E con Speriamo che non la vendono adesso, questa eh. andiamo in pubblicità. Decisamente singolare quello che abbiamo visto. Scena Scena che da adesso, Far West no, scena che quasi. adesso riproporremo io e Mario Riso per il pubblico di Bravo. sette gol. Va bene. Vuoi che ti stringo la mano? Vai. E chi fa Dai. conti, chi fa. Me Io la non l'ho conti. vista Allora, però, eh. allora tu Aspetta. che lo devi fare, Mario, Io perché è più sono. alto. Allora, Lui Mario fa fa Tuchel. Tuchel Va e bene. Barbato fa Conte. Voglio vedere che Ok. fregatura stai per rifilarmi, caro Allora Simone. tu sei Tuchel e io Va bene. Conte. Ecco, Attenzione, una non roba fatevi del genere, una male. roba del genere, una roba del Ok, genere. Sì. va Più o meno è bene. No, stata una scena surreale, mi sembra di così. aver Sì, capito. no. Quindi. Tu ieri eri qua, no? Ero qua, sì. Eri qua e al 2-1 dell'Inter, come hai reagito? Ah, ecco. Allora io ho reagito così. Vi mimerò 2-1. Sperando che l'Inter presto faccia 2-0. Col sogno che l'Inter faccia 4-0. Ragazzi, ma potete chiamare il 118? Cioè, Grande Simo! Bravo, bravo, bravo! Bravo! Pareggio della Lazio. Pareggio della Ecco! Lazio con l'autorete di De Silvestri. Decisamente fortunata la Lazio. È vero che erano diversi minuti, ma
che fingeva d'assedio l'area di rigore del Bologna, e alla fine è arrivato il pari nella maniera più rocambolesca possibile. Bravissimo, se non sbaglio, Lazzari, che ha lasciato lì due giocatori. Il cross al centro, il portiere Delia su De Silvestri. Skorupski di piede, non impeccabile in questo caso, devia la palla centralmente proprio sul ginocchio di De Silvestri. La palla incoccia contro il difensore ed è la frittata dell'1 pari. Lì è sfiga vera. Qui da una parte abbiamo Barbato che mima l'Aquila, questo, e dall'altra abbiamo la disperazione di Ciaccio. Enrico. Sì, un autogol clamoroso, veramente sembra l'autogol di, non lo so, di Margheritoni, una cosa clamorosa, un autogol così. Adesso è contento Immobile, Sarri si è tranquillizzato, che era da 5 minuti là così, Immobile tutto fiero, è andato a prendere la palla, ma questa è una partita veramente, forse, boh, io non ho mai visto una partita così, hanno cercato in tutte le maniere e poi hanno avuto sta fortuna di sto autogol clamoroso, veramente un autogol massimo della sfortuna. Comunque sì. La partita non è ancora finita, spero che almeno si tranquillizzino un po' quegli esagitati lì, perché non mi è piaciuta per niente un sacco di cose di questa partita, veramente. Barbato, non... stai mancando di rispetto al dolore di Ciaccio in questo momento, io te lo voglio dire, ecco. No, Simone fa bene perché io l'anno scorso gli ho creato molto più dolore di questo pareggio qua per la sera là, quindi fa bene a farlo. Se bravo, posso, Simone. Enrico, ho apprezzato molto. Ciro Immobile, sempre lui. Ciro Immobile, 79 di gioco, primo gol in campionato per Immobile. La Lazio la ribalta. Azione insistita. Altro gol fortunato. Azione insistita, Luis Alberto fortunato nel rimpallo. Poi palla nello spazio per Immobile. Un po' disattenta qui la difesa del Bologna, che si perde totalmente. Ciro Immobile, uno di quelli che quando arriva davanti al portiere avversario non sbaglia praticamente mai, supera Skorupski ed è 2-1 Lazio. Enrico, come rischiare di perdere una partita in 10 minuti, eh? Esatto, ma comunque guarda, hanno vinto un rimpallo anche qui, 2-3 rimpalli che non ho capito, sembrava la pallina del flipper, ha fatto gol uno che secondo me non doveva neanche, doveva essere il minimo ammonito, così è contento, sono tutti contenti adesso lì che esultano tutti, se si vanno a riguardare la partita, anche i bambini che hanno visto la partita hanno capito che cosa è successo, poi il Bologna è stato ingenuo, però se guardate ci sono stati 3 rimpalli a favore, cioè gli è capitata la palla sul piede da metterla, poi dopo da lì Immobile fa sempre gol, però mi dispiace, la Lazio l'ho vista molto meglio in altre partite, oggi male sotto l'aspetto del comportamento e di tutto quello che hanno fatto per arrivare finalmente per loro a sta benedetta vittoria, così Immobile è contento, ha fatto gol, sono tutti felici. Posizione però, di Immobile regolare, noi quindi qui abbiamo che avuto... bello. Ti facessi in nazionale, questi gol qua. L'assist di Milinkovic, bellissimo. Bravo. L'azione è bella, ci mette del suo Luis Alberto, uno di quelli che è stato più chiacchierato in questo periodo. Sì. La rifinisce Milinkovic e la chiude Immobile. Voglio dire una cosa. Barbato, non ho capito quando le tue simpatie per la Lazio, mi sono perso. Aspetta, ti volevo dire una cosa. Quando ci sarà Bologna-Inter o Inter-Bologna, ci deve essere in studio anche Barbato, lo dico così perché... Hai capito, così poi mi vendico, Simone? Attenzione. Hai capito, Barbato? Ciaccio se la segna questa, eh? Quindi Aspetta! Che succede? Mamma mia! Va bene, comunque 2-1 Lazio e 2-2 a Firenze. Due partite veramente piene di colpi di scena, quelle che stiamo vedendo questo pomeriggio. Chi è che stava parlando? Quello che ha detto io lo leggo come un segno di debolezza, perché, come ripeto, come ho detto poc'anzi, il discorso che ha fatto sembra più un discorso che doveva essere rivolto alla squadra, ma lui, per un attimo di, chiamiamolo, nervosismo, l'ha detto davanti ai giornalisti. Detto questo, ma ha più peso, I vecchi, così, che dice, i detti dei vecchi, che sono sacrosanti, che sono oro colato, perché i vecchi... Noi non impariamo, non abbiamo più niente da imparare, hanno già fatto tutto loro. E dicevano i vecchi, i panni sporchi si lavano in casa propria. Ma perché? Perché poi anche chi ti invidia da fuori è contento. Per esempio, io sono contento. Tu adesso che hai visto che in casa Juve c'è un po' di... Io proprio me la... Allora, con questo balletto di Barbato noi andiamo in pubblicità, rientro. Altro passaggio, mentre intanto Simone... Ciaccio continua a invitarti a Inter Bologna, ti sta promettendo. Attenzione, Simone. Simone Barbato, grazie Simone. Lasciamo a Mourinho la partita. Tu, ecco, aspetta, tu hai pronosticato 0-4.
Sotto un manto di stelle, Roma bella mi appare, disilluso il mio cuor solitario d'amor vuol nell'ombra cantar, una muta fontana e Murigno lassù, o oh, chitarra romana, accompagnami tu. Va bene. E vedremo allora se sarà così, come dice Barbato, oppure no.